Buongiorno a tutti, oggi andrò veramente molto veloce perché vi racconterò il proseguo della storia di ieri, quando vi avevo accennato nella storia di Osram. Ebbene, allora, inizio con qualche data. 1876 è l'anno nel quale Alessandro Cruto in Italia ha iniziato a sperimentare le lampadine con filamento di carbonio in contrapposizione a quelle con filamento di platino di Thomas Edison. E a quel punto, nel 1897, invece, l'ingegnere Clerici in Italia, un amico di Thomas Edison, inizia a creare la sua società, la Edison Clerici, che sfruttava appunto il brevetto di Thomas Edison. Ma poi nel 1920 la Osram inizia a creare in Italia la sua filiale. Nel 1922 la Clerici Edison acquista l'azienda di Alessandro Cruto e nel 1930 la Osram acquista la Clerici Edison.